L'arte e la storia ci parlano da questa basilica del fondo edifici di culto. Facciata, come avete visto, è molto semplice e quasi non sembra quando si entra all'interno di questa maestosità. I frati che custodiscono questa basilica sono fieri di stare in questo luogo al centro e al cuore di Roma e hanno cercato sin dall'inizio di mantenerla e di abbellirla sempre di più. La costruzione della navata centrale, perché all'inizio c'era solo il transetto, e questo è stato fatto durante la seconda metà del 1300, quindi questo dove ci troviamo attualmente è stato fatto ad opera appunto dei frati minori. La veduta della basilica appare un po' schiacciata tra il Vittoriano da una parte e la piazza del Campidoglio dall'altra. Sì, perché il Vittoriano è stato costruito agli inizi del 1900, quindi dove attualmente sorge il complesso del Vittoriano c'era tutto il convento dei frati minori, essendo questa la curia generale dei frati minori. Quindi si è perso anche il campanile? Il campanile è rimasto, si è persa la torre di Paolo III della seconda metà del 1500, dove c'era la residenza appunto del ministro generale. Cappella Bufalini. Ci troviamo all'interno di una delle più belle cappelle, se non la più bella, della Basilica dell'Araceli. Questa cappella fu commissionata da Bufalini e fu dipinta dal Pinturicchio tra il 1482 e il 1484. Rappresenta al centro la gloria di San Bernardino tra il vescovo Ludovico di Tolosa e Sant'Antonio di Padova. Alle mie spalle il funerale di San Bernardino, di fronte troviamo il San Bernardino che riceve l'abito e le stimmate di San Francesco che ricevette il 17 settembre del 1224 a Laverna. Nella volta ci sono rappresentati quattro evangelisti con al centro il monogramma IHS, il nome di Gesù, di cui San Bernardino fu un grande propagatore. La cappella di San Pasquale Bailon. Nella cappella di San Pasquale Bailon troviamo uno degli affreschi più antichi, forse anche più belli, della Basilica. Questo affresco alle nostre spalle che rappresenta la Madonna con il bambino benedicente tra i santi Giovanni Battista ed Evangelista. Probabilmente fu commissionato dalla famiglia Colonna per il giubileo del 1300. L'affresco era coperto fino al 2000 da un quadro che rappresentava l'immagine di San Pasquale Bailon. L'attribuzione dell'affresco molto probabilmente è di Giotto, scuola giottesca o del Cavallini. Ancora gli studiosi dell'arte stanno facendo delle ricerche per dare la giusta attribuzione. Nella basilica anche un ben conservato pavimento cosmatesco, con numerosi inserti di lastre tombale di patrizi romani. Spettacolare il soffitto ligneo a cassettoni realizzato per il trionfo di Marcantonio Colonna, l'ammiraglio che sconfisse i turchi a Lepanto nel 1571. Di particolare interesse la cappella del Santo Bambino. Il Santo Bambino dell'Araceli, quello originale purtroppo, perché quello che troviamo oggi è una copia, la statua risale al 1994, in quanto il 1 febbraio del 1994 è stato rubato l'originale, risale alla seconda metà del 1400, quando un frate a Gerusalemme, con il legno d'olivo del Getsemani, scolpì questa statua che rappresenta appunto l'infante Gesù. Questa statua fu portata qui a Roma, essendoci la sede della Curia Generale, e da lì iniziò il culto al Santo Bambino di Araceli, chiamato anche il Pupo di Roma. Il bambino dell'Araceli veniva portato al capezzale dei malati, veniva portato dalle persone che ne richiedevano la presenza, specialmente quando erano in fin di vita, ma è anche invocato dalle donne incinte oppure che hanno difficoltà ad avere i bambini.
Ma ancora molti si rivolgono al bambino. Nonostante non sia più l'originale, molte persone vengono qui a pregare e a chiedere l'intercessione del bambino e molte persone da diverse parti del mondo scrivono le lettere. Qui dietro possiamo vedere, ogni giorno ne arrivano 5, 10 anche. L'icona della Madonna Advocata senza bambino nell'altare maggiore viene detta appunto dell'Ara Coeli. Fu voluta dal popolo romano per ringraziare la Vergine di aver salvato la città dalla peste.